Termina 6-1 l'amichevole tra il Baveno contro il Piedimulera, 14esimo punizione di Mainini che termina fuori sul primo palo, 16esimo il Baveno passa in vantaggio, Cabrini fa d'assist dalla sinistra per Sarche d'interno destro, trova la rete dell'1-0, Sarri il castigatore fa passare subito in vantaggio i padroni di casa. Al 22esimo arriva il pareggio per il Piedimulera, palla di Badalà che però viene respinta, tocca la linea e poi in chiusura De Luca sigla questo 1-1. 42esimo, diciamo verso la fine di questo primo tempo, Gessa dalla destra calcia una palla e il numero 1 del Piedimulera la devia per il più classico degli autogol. Alla ripresa, quinto minuto, va da là, sotto porta, sbaglia un'occasione clamorosa di segnare. Al 14esimo minuto il Baveno si vede un gol annullato, piana sotto porta su assist di Rossi, cerca il gol però probabilmente per un presunto fallo glielo annullano. Al 17esimo cala il tris il Baveno, Aio lo stallone da dentro l'area, trova la rete del 3-1. Al 25esimo il Piedimulera prova a dire la sua, Martelli cerca il pallonetto però Beltrami con una mano riesce a deviarla fuori. Andiamo al 32esimo, cala il poker il Baveno, piana con un diagonale in scioltezza, trova la rete del 4-1. Andiamo verso la fine, Rossi dal limite del campo, serve dietro per Rognone che calcia una palla ostica, flash direttamente il portiere e sigla il 5-1. 40esimo, ormai andiamo alla fine, siamo proprio alla fine, Aio lo stallone trova la sua doppietta personale, la mette proprio sul primo palo, la caccia nella rete del 6-1. Si conclude così l'amichevole in vista appunto degli importanti test che dovranno affrontare le squadre per le ultime giornate di campionato.